Buongiorno e benvenuti tutti a questo secondo incontro del ciclo Nel nome di Tiresia, soggettivazione, transito, sessuazione. È il ciclo organizzato dal Centro di Ricerca Tiresia, Filosofia e Psicanalisi dell'Università di Verona. L'incontro di oggi l'abbiamo intitolato Transindividui. Transindividuo è una parola che non esiste. Una parola che forse può richiamare le riflessioni di Gilbert Simondon sul transindividualismo, o può richiamare eventualmente anche un'altra parola che non esiste, e cioè una parola anch'essa giocata sul termine individuo, la parola dividuo, che è una parola coniata dall'antropologa Marilyn Strathern. E come la parola individuo, anche la parola transindividuo indica, ma io direi essenzialmente un problema o se vogliamo una difficoltà del linguaggio a esprimere qualcosa che evidentemente la parola individuo non esaurisce o non è in grado di cogliere. Questo è il tema di oggi. Se avete avuto modo di così ascoltare o di partecipare all'incontro precedente, noterete che c'è una certa aria di famiglia, insomma, con ciò di cui si parlava nel precedente incontro, no? L'altra volta il titolo era impersonale, e se vogliamo anche impersonale era una parola che giocata nel contesto di quell'incontro indicava essenzialmente una difficoltà, cioè la difficoltà a parlare della persona, potremmo dire così, senza chiamare in causa qualcosa che persona non è. Quindi il tema è anche oggi quello dell'identità nella sua complessità, nella sua problematicità. Tema che oggi indaghiamo con gli strumenti dell'antropologia e della filosofia. Chiamo in causa queste due discipline perché i due relatori che ora vado a presentarvi sono appunto un antropologo e un filosofo, ovvero Carlo Capello e Riccardo Panattoni, che ringrazio entrambi di essere qui. Allora, Carlo Grazie. Capello è professore associato di antropologia culturale all'Università di Torino, è autore di diversi libri, ma in particolare ne citerei due. Uno è Antropologia della persona, questo bel libro edito da Franco Angeli nel 2016, Antropologia della persona, un'esplorazione, che è forse il libro più attinente, insomma, al tema di oggi. Ed è anche il libro che mi ha così ispirato il titolo Transindividui, il titolo della giornata di oggi. E poi l'altro libro, invece, quello più recente, uscito da poco, è Ai margini del lavoro, un'antropologia della disoccupazione a Torino. È uscito per Ombre Corte nel 2020. L'altro relatore di oggi, invece, è Riccardo Panattoni, molto noto a chi frequenta gli incontri di Tiresia, anche perché, tra le altre cose, è condirettore, assieme a Federico Leoni, del Centro di Ricerca Tiresia dell'Università di Verona. Riccardo Panattoni è poi professore ordinario di filosofia morale, insegna etica all'Università di Verona ed è anche il direttore del Dipartimento di Scienze Umane di questa università. È autore di diversi libri, anche qui cito giusto gli ultimi che sono stati pubblicati, Giorgio Agamben, edito da Feltrinelli nel 2018, poi un bel libro sul regista Kim Ki-duk, edito da Ortotes, uscito nel 2019, dal titolo appunto Kim Ki-duk, e questo libro Altitudo, perché l'essere umano desidera elevarsi, uscito per Il Melango nel 2019. Allora, questi due relatori, io lascerò anzitutto la parola a Carlo Capello. Poi interverrà Riccardo Panattoni e dopo queste due prime relazioni avremo abbondante tempo per una discussione. Quindi, Carlo Capello, grazie per aver accettato l'invito e a te la parola. Bene, grazie a te, grazie a tutti voi per l'invito. Mi fa molto piacere essere qua, come dicevamo prima con Riccardo, entrambi siamo molto propensi e convinti delle possibilità di un dialogo tra l'antropologia culturale e la filosofia. Io in modo particolare ritengo da sempre che, per citare un aforisma famoso, l'antropologia culturale sia essenzialmente filosofia con le persone dentro, come diceva Tim Ingold, ma è anche una provocazione, ovviamente. Voi no, non cogliete, no? Lasciate correre. E quindi
Insomma, mi fa piacere in questi poter discutere, confrontarmi, no? Su queste tematiche. E, bene, grazie anche per aver fatto riferimento al mio libro, Antropologia della persona, che rappresenta ovviamente un po' il punto di partenza e il riferimento di questa mia breve relazione, che vuole partire da alcune considerazioni sull'antropologia della persona e i suoi contributi principali, per poi arrivare dopo appunto ad alcune tematiche, alcune nozioni, o direi anche alcune immagini, per non andare troppo sul concettuale, che l'antropologia della persona ci ha permesso di intravedere all'orizzonte. Dico intravedere all'orizzonte perché effettivamente queste nozioni, tra cui appunto quella di individuo e di transindividuale a cui è dedicato l'incontro, sono un po' rimaste là, no? Sono ancora tutte da esplorare da parte dell'antropologia culturale, ovviamente, no? Forse c'è qualcun altro che si sta dedicando a esplorare queste terre ignote, insomma, e lontane. E la mia speranza, anche con il mio piccolo contributo, è proprio di contribuire ulteriormente a questa esplorazione, no? Come recita anche il sottotitolo del mio libro, no? Che si riferiva esattamente a questo. Libro dedicato all'antropologia della persona. La prima cosa da dire è che l'antropologia della persona non è tanto un vero e proprio sottocampo o una sottodisciplina all'interno dell'antropologia culturale, no? In realtà riunisce, volendo in maniera un po' vaga, tutta una serie di studiosi e di studiose, di antropologi che hanno toccato alcune tematiche comuni, la questione del soggetto, di come viene pensato il soggetto umano e non umano nelle diverse culture, utilizzando alcuni termini, alcuni concetti, come appunto l'uso del termine persona, in modo particolare, e tutte le sue conseguenze. Un altro riferimento comune è in genere il rinvio al padre fondatore di questa corrente di studi, che è Marcel Mauss, che in realtà padre fondatore di buona parte dell'antropologia contemporanea, almeno dal mio punto di vista, di alcuni dei temi più interessanti dell'antropologia contemporanea, no? E infatti possiamo dire che l'antropologia della persona, pur tenendo conto che non è un campo ben definito, possiamo però dire che nasce nel 1938, quando Marcel Mauss tiene questa conferenza e poi pubblica questo saggio, breve ma molto denso, come spesso succedeva nel caso di Marcel Mauss, che si intitola Una categoria dello spirito umano, la nozione di persona, quella di io, che in italiano è contenuto proprio in questo libro molto classico, che è Teoria della magia e altri saggi, no? Che raccoglieva alcuni dei lavori più noti di Marcel Mauss, tra cui il saggio sul dono, no? Che cosa fa Marcel Mauss in questo saggio che è stato pionieristico, ma ahimè va detto è anche abbastanza problematico, no? È problematico perché in realtà in poche pagine Mauss cerca di ricostruire una vera e propria storia, la storia delle idee di persona, e dello sviluppo e delle trasformazioni di queste idee, delle collettive, delle rappresentazioni collettive, appunto, della persona e dell'individuo, no? Perché, semplificando molto, nella sua ottica, che è molto ipotetica, ovviamente, anche evoluzionistica,
quello su cui lui si sofferma è questo grande passaggio, questa trasformazione progressiva dal suo punto di vista, dalle nozioni originarie, dalle idee collettive di personaggio, che sarebbe proprio delle culture arcaiche, poi quella di persona, fino ad arrivare alla nozione moderna, contemporanea tendenzialmente, che è quella di io e di individuo, no? Che avrebbero sostituito nozioni precedenti. No? Allora, in questo saggio, ma così come in generale, proprio all'inizio dell'antropologia della persona e tutte le riflessioni antropologiche sulla persona, ritroviamo una stretta associazione, connessione tra l'idea di persona come individuo, come entità autonoma, sacra, nella sua unicità, quindi distinto da tutti gli altri, sia nel senso che è differente da tutti gli altri, è distinto nel senso che è separata. Allora questa nozione di individuo sarebbe specifica e caratteristica esclusivamente della modernità occidentale, e quindi ne sarebbe un tratto diacritico e distintivo, no? Secondo Marcel Mauss, anche la sua idea più preziosa, l'idea più preziosa della modernità occidentale. Come vedremo però, è proprio questo che va messo un po' in discussione, no? Che l'antropologia della persona successiva cerca di mettere un po' in discussione, no? Un po' queste visioni un po' semplificanti, no? Della nozione stessa di individuo, di persona e di questa stretta relazione con la modernità. Allora, fin da queste sue origini, l'antropologia della persona si è delineata come uno studio etnografico e comparativo di cosa? Delle concezioni culturali del soggetto umano. Ecco, che cosa studia l'antropologia della persona? Come le diverse culture, diverse società, eccetera, eccetera, si rappresentano, pensano e riflettono sul soggetto, sulla soggettività, appunto. Noi diciamo persona, ma questo termine è problematico, evidentemente. Quindi possiamo per il momento usare anche il termine un po' più neutro di soggetto e soggettività. Il soggetto umano e non umano, perché ovviamente la nozione di persona, a seconda delle varie culture, può anche essere più estesa di quella di essere umano e anche più ristretta, anche se noi tendiamo a... Questa visione comparativa è ben espressa dal titolo di un lavoro importante in questo ambito di Schroeder e Bourne, due studiosi americani, che hanno intitolato questo loro saggio famoso, così è molto chiaro. Il concetto di persona varia nelle diverse culture? No, questa è la domanda base. Il modo di rappresentarci, di pensare l'essere umano, il soggetto umano, è universale o cambia? Cambia a seconda delle culture, del periodo storico, delle realtà, no? Delle varie realtà sociali in cui possiamo andare a indagarlo, no? E questa è la domanda che guida il nostro percorso comparativo e la nostra riflessione. Quest'ultima domanda può anche essere declinata diversamente, no? Come hanno fatto invece più recentemente questi due antropologi americani di origine sudafricana, che sono Jean e John Komaroff, che in un saggio recente si domandano invece se l'idea di persona come soggetto autonomo, ancora una volta, è una creazione europea, nel duplice senso di creazione europea, no? Se l'idea è qualcosa che è stato pensato solo nell'Occidente moderno, o se l'autonomia del soggetto è qualcosa che è emerso solo nella modernità occidentale, no? E ancora una volta, soggetto autonomo in riferimento appunto all'idea di individuo come qualcosa di separato, distinto dagli altri soggetti, dalle altre persone. No? Le due domande non sono esattamente uguali, però si sovrappongono e evidentemente sono un po' le domande che guidano questo percorso, questa esplorazione che ha dato vita all'antropologia della persona.
Ma allora, come si vede, alla base dell'antropologia della persona ritroviamo una comparazione tra le concezioni occidentali di soggetto, di individuo, e concezioni occidentali moderne, ma non solo, perché appunto Marcel Mauss in realtà ricostruisce anche il percorso, quello che lui ritiene il percorso storico della nozione di persona e di individuo, rifacendosi anche alla storia europea. Quindi, comparazione tra le concezioni occidentali e le concezioni non occidentali, le concezioni di altri popoli e altre culture non occidentali e non moderne. Questa è l'idea di fondo. Una comparazione che può essere esplicita, abbiamo a che fare con un lavoro appunto comparativo che va alla ricerca di elementi comuni e di tratti distintivi, ma può anche essere una comparazione implicita, quando per esempio invece le ricerche di antropologia della persona hanno una natura più etnografica, si presentano innanzitutto come descrizioni dense e interpretazione di una specifica nozione di persona, una specifica concezione locale, indigena, se volete, del soggetto, no? In questo caso la comparazione in teoria non c'è, perché se si tratta invece di indagare, no, come viene rappresentato in una specifica tradizione la soggettività umana, ma alla fin fine comunque ritroviamo comunque una dimensione comparativa. Perché di fatto la nozione occidentale, moderna, di individuo e di soggetto è comunque sempre presente, no? Balugina ne nello sfondo, e comunque anche in questi casi un po' il riferimento esplicito o implicito attraverso la quale, volenti o nolenti, riflettiamo sulle altre rappresentazioni, sulle altre idee di persona. Volenti o nolenti, finiamo anche in parte a giudicare le altre nozioni di persona, no? Perché effettivamente questa dimensione comparativa è da una parte il punto di forza di questo percorso dell'antropologia della persona, ma può essere anche il suo limite. È un punto di forza perché la comparazione tra la nostra concezione, che noi tendiamo a dare per scontata di persona come individuo, invece queste concezioni altre, che possono essere molto diverse dalla nostra, contribuisce, questo poi è il compito di qualsiasi comparazione antropologica, a decostruire la fatticità, no? La naturalità dell'idea di persona, di individuo, di soggetto autonomo, no? Quindi questa è ovviamente la potenzialità di questo percorso comparativo, ma può anche essere un limite, perché c'è sempre il rischio di un qualche etnocentrismo, volontario o involontario, un etnocentrismo nel quale incredibilmente cade anche Marcel Mauss quando ricostruisce quella che lui presenta come la storia delle idee di persona, no? L'altra questione è che, presentandosi come un percorso etnografico e comparativo sullo studio delle idee, delle varie idee locali di persona, l'antropologia della persona lascia inespressa quella che però è la domanda fondamentale, la domanda antropologica fondamentale in realtà. Non viene indagata, viene un po' lasciata sullo sfondo, che è quella che potremmo definire così, un po' semplificando. Ma che cos'è persona? No? Che cosa significa persona? Parliamo dell'antropologia della persona,
andiamo a indagare le varie configurazioni culturali di questa nazione, però che cos'è la persona? Non che cosa intendiamo, provo a spiegarmi, non che cosa intendiamo per persona, ma che cos'è la persona? Ecco, in genere gli antropologi a domande di questo tipo, no? Cercano di non rispondere, si rifugiano nel loro empirismo, no? Nel loro empirismo etnografico, ma io ritengo che sia una domanda che in ogni caso non possiamo non porci, no? E quindi, tra l'altro, forse il dialogo con la filosofia che sta anche dietro a questo incontro potrebbe servire anche a questo scopo, no? Ma perché dicevo che addirittura Marcel Mauss, il nostro antenato fondatore, il nostro antenato sacro, almeno dal mio punto di vista, no? Ci sono diverse tradizioni, ma è uno dei miei antenati mitici, ecco, sicuramente. Ma perché dicevo che addirittura Marcel Mauss pecca di etnocentrismo, no? Per via della sua impostazione evoluzionistica, no? In poche parole, Marcel Mauss sostiene in questo saggio che c'è stata un'evoluzione dell'idea di persona da una nozione che era quella proprio delle società arcaiche, ancora primitiva, che nega l'io, che nega l'individualità, l'unicità individuale, alla nozione invece contemporanea, moderna contemporanea, che finalmente attraverso tutta una serie di passaggi riconosce e valorizza l'individualità, no? Perché secondo Marcel Mauss la percezione soggettiva del proprio sé, del proprio io, è un universale, comune a tutti gli esseri umani. Mentre le rappresentazioni collettive, le rappresentazioni culturali del sé e dell'io non lo sono affatto. Ci sono delle concezioni che lui definisce appunto arcaiche, primitive, che mascherano l'individualità, e altre che invece, quelle moderne, che invece la valorizzano, no? Infatti lui vede, ricostruisce proprio la storia di questa idea come una carrellata, scrivendo che si passa da una semplice mascherata, vedete, alla maschera, da un personaggio alla persona, a un nome, poi finalmente a un individuo, a un io sacro, eccetera, eccetera, no? Quindi, con una buona dose di evoluzionismo, no? Ma la domanda è, ma veramente c'è stata un'evoluzione, non un cambiamento storico, ma un'evoluzione nel senso di un progressivo avvicinamento alla verità, alla realtà del soggetto? Questa è la questione. Partendo, ecco, partendo da queste considerazioni, anche e soprattutto grazie al lavoro di Louis Dumont, l'antropologo famoso per i suoi lavori sulla gerarchia, no, esposti in Homo Hierarchicus, partendo anche dalle riflessioni di Mauss, questa sua ricostruzione, nell'antropologia della persona si è diffusa e si è imposta un po' questa visione dicotomica, di contrapposizione, tra le nozioni di persona tradizionali, non moderne, che sono definite da Dumont come olistiche o sociocentriche, in cui è la società a prevalere sulla nozione di individuo, e invece le società moderne che si baserebbero su una nozione individualistica di persona, no? Allora, da Dumont un po' si è un po' diffusa questa idea di contrapporre l'individuo moderno alla persona sociocentrica o olistica, no? In cui da una parte abbiamo l'individuo che si pensa come autonomo, indipendente da tutti gli altri, e dall'altra invece delle concezioni di persona che invece
si concentrano sull'idea di ruolo sociale, sulla questione dello status, sull'appartenenza al gruppo e quindi sociocentriche che danno valore invece alla società e non all'individualità, no? Quindi al ruolo, potremmo dire, no? O anche allo status piuttosto che al soggetto individuale. No? La persona essenzialmente, come diceva Moss, come maschera il ruolo da una parte, la persona come io dall'altra. No? Questa è una contrapposizione che si è diffusa non solo nell'antropologia della persona, ma diffusa in senso lato all'interno del discorso antropologico. Questa contrapposizione però, che potremmo definire nei termini del sociocentrismo, che si oppone all'individualismo, sociocentrismo diciamo non moderno, che si oppone all'individualismo moderno, è stato utile, possiamo vederlo come una prima concettualizzazione utile, ma ha due limiti. Intanto non è veramente comparativo, non è veramente comparativo perché cancella tutte le varie sfumature, le varie differenze che possiamo ritrovare con uno sguardo etnografico più attento all'interno delle due categorie che vengono messe in contrapposizione, no? Quella sociocentrica, la persona sociocentrica e la persona individuale. No? Opponendo semplicemente sociocentrismo e individualismo, tutte le diverse sfumature all'interno di queste due categorie vanno perse, no? E questo è un peccato. Effettivamente, questa opposizione sociocentrismo-individualismo, che si declina anche, se ci pensate, come una opposizione, una contrapposizione, noi altri, moderni, non moderni volendo, no? Ma noi occidentali e gli altri, no? Per dirla con Salience, the West and the Rest anche, va vista innanzitutto come una finzione euristica, come una finzione che può esserci utile come dal punto di vista riflessivo metodologico, ma che dobbiamo riconoscere come una finzione, come un primo punto di partenza, come sostiene quella che è la maggiore esponente, insomma, dell'antropologia della persona, quella che ha dato il contributo più, secondo me, più rivoluzionario a questa corrente di studi, che è Marilyn Strathairn, in questo libro, un vero capolavoro dell'antropologia contemporanea, che è The Gender of the Gift, che è un libro molto ricco, che si presenta come una ricostruzione a tutto tondo di cosa? Non della cultura melanesiana, non del pensiero melanesiano, ma come un vero e proprio libro di un manuale, ecco, di filosofia melanesiana, no? Appunto è questo, no? Le società, le culture melanesiane, al di là di tutte le loro differenze, hanno elaborato una vera e propria filosofia, no? Una filosofia che si è soffermata, si è concentrata su temi come l'economia, con la nozione di dono, sulle questioni che hanno a che fare con il genere e il sesso, e con la nozione di persona. In effetti, nel libro di Marilyn Strathairn, i suoi primi interessi, no, sono appunto la questione del genere e la questione del dono, strettamente collegate. Ma emerge il tema dell'antropologia della persona in maniera preponderante, almeno nella mia lettura, evidentemente. Bene. Quindi Marilyn Strathairn ricostruisce la filosofia melanesiana e anche la etnoantropologia melanesiana. E che cosa ne emerge attraverso questo, che è un lavoro etnografico ma anche comparativo, che mette insieme tutta una serie di lavori etnografici sulla persona? Emerge
il tema, la questione della persona melanesiana che si oppone effettivamente alla nozione di individuo. La persona melanesiana non è un individuo, un essere che si vede come separato da tutti gli altri con cui entra in relazione. Per rendere l'idea di questa differenza, allora Marilyn Stuttern ha diffuso, non l'ha coniato esattamente lei, l'aveva coniato Mackie Marriott, un antropologo che aveva fatto ricerca in India, però riprende questa nozione, questo termine, in termini di individuo, individuo, no? Che ovviamente l'individuo, il contrario dell'individuo è il individuo, evidentemente. In primo luogo, perché? Perché ovviamente il concetto di individuo si rimanda anche alla questione dell'indivisibilità, no? L'individuo, oltre ad essere separato da tutti gli altri individui, anche in opposizione, in contrapposizione agli altri individui, è indivisibile, no? È un tutto indivisibile. Invece l'individuo melanesiano è divisibile. Nella concezione locale, nella filosofia melanesiana, il soggetto, quindi ciascuno di noi, è composto di tante parti che possono essere separate. E quando vengono separate, queste parti danno vita al dono e vivificano il dono. Queste parti di cui è composto il individuo sono dei rapporti sociali, sono delle relazioni sociali, perché l'individuo è essenzialmente questo, un insieme, un nodo o un fascio di rapporti sociali, divisibili, no? Questo è l'individuo melanesiano, la persona individuale. Questa nozione particolare di persona dal nostro punto di vista è stata descritta la prima volta da Maurice Lenard, anche lui antropologo allievo di Marcel Mauss, tutto torna, nel suo libro Do Camus, dedicato a La personne et le mythes dans le monde melanésien, quindi la persona e il mito nel mondo melanesiano. Lenard, che si rifà direttamente al saggio di Marcel Mauss, traduce Camo non con persona, che sarebbe una categoria evolutiva successiva, dal suo punto di vista, come personaggio. Poi Do Camo sarebbe la vera persona che sarebbe sorta solo con l'arrivo del cristianesimo, dal suo punto di vista, non importa. Che cosa ci dice però Lenard rispetto al Camo? No? Si dice che il camo non si riconosce che attraverso la relazione con gli altri. Il camo non esiste che nella misura in cui esercita il suo ruolo nel gioco delle relazioni. E quindi come si rappresenta, come cerca di rappresentare il camo Maurice Lenard, cioè come i melanesiani della, in questo caso della Nuova Caledonia, mi ero dimenticato di dirlo, si rappresenta un soggetto. Si vede, mi sarei dovuto organizzare meglio, questa è l'immagine del camo. Queste sono le relazioni. A è il soggetto, A, B, A, A, C, eccetera, eccetera. Non si vede così, come una ruota fatta di raggi senza il centro. Una ruota. Ogni raggio corrisponde a una relazione sociale, no? Per esempio, la relazione di A con suo padre, di A con sua madre, con i suoi amici, con la compagna, con la moglie, eccetera, eccetera. Una ruota senza centro. Ma qua interviene, no? Successivamente Melanie Stratton e dice: attenzione, la descrizione di Lenard è molto efficace, ma è un po' etnocentrica perché continua a pensare a un centro vuoto, quando invece, e qua arriva la nozione di individuo, l'individuo non ha un centro perché è un incrocio di relazioni sociali. Si incrocia un fascio di relazioni sociali che possono essere, come dicevo prima, superate. Allora, adesso mi... Quanto tempo ho ancora?
Pochi minuti, perché Oh, siamo già pochi al minuti. Allora, andrò più siamo già alle 5 e un velocemente. quarto Certo, e scusa. Allora, come dicevo, c'è questa contrapposizione, questa dicotomia, noi altri, che si declina come contrapposizione tra sociocentrismo e individualismo, ma questa contrapposizione va superata, no? Perché effettivamente il individuo melanesiano non è sociocentrico. Perché, come ci dice Marilyn Stratern, proprio perché il individuo è un insieme di relazioni sociali, nella concezione melanesiana, nella filosofia melanesiana, non troviamo la separazione, la contrapposizione tra società e individuo, che invece in larga misura è caratteristica delle concezioni occidentali. Nella filosofia melanesiana, rielaborata da Marilyn Stratern, così come non abbiamo degli individui, bensì delle relazioni sociali, d'altra parte non abbiamo neanche la società come qualcosa che si oppone a questi individui, no? In realtà la contrapposizione individuo-società è una derivazione del nostro individualismo, no? Creiamo l'individuo come qualcosa di separato e finiamo per opporgli questa realtà distinta, no? Anonima che è la società. Mentre in queste concezioni individuali abbiamo solo relazioni sociali. In altre parole, cos'è che non ritroviamo in questo caso? Ogni forma di entificazione, di reificazione del sociale, così come dell'individuo. Abbiamo invece a che fare con una visione dialettica, dialettica. E quando leggevo queste pagine, ho iniziato le pagine di Lenard e di Marilyn Stratern, queste considerazioni sul individuo, sul individuale, sul superamento di queste contrapposizioni, non potevano non farmi venire alla mente le famose pagine di Marx, no? Sulla natura dell'uomo, sull'essenza dell'uomo, su ciò che è, su ciò che non è l'essenza dell'uomo nella prospettiva marxiana, no? Sia quelle giovanili contenute nei manoscritti economico-filosofici, ma anche e soprattutto le considerazioni fatte da Marx brevemente nelle tesi su Feuerbach, no? Famosa tesi su Feuerbach, in cui Marx scrive che nella sua realtà l'essenza dell'uomo è l'insieme dei rapporti sociali. Allora, non c'è una perfetta coincidenza, ma noterete voi tutti anche la sostanziale affinità tra questa concezione, no? Nella realtà l'essenza dell'uomo è l'insieme dei rapporti sociali, siamo fatti di rapporti sociali e la visione individuale melanesiana. Per metterla in termini un po' più filosofici, arriviamo finalmente al nostro tema, che poi verrà ripreso ovviamente da Panattoni. Allora, come possiamo interpretare questa notazione di Marx e la sua affinità con il individuo? Utilizzando, ed è questo che ho provato a fare anche nel libro e in altri saggi, riprendendo e utilizzando l'idea e la nozione di transindividuale, elaborata originariamente da Gilbert Simondon e ripresa da Étienne Balibar proprio per interpretare queste pagine marxiane e altro, no? Allora, la nozione di transindividuale è una nozione che ci porta oltre la nozione di individuo come entità separata e contrapposta alla società, per invece sottolineare e rimarcare l'importanza costitutiva, ma direi non fondativa, dei rapporti e delle relazioni sociali, no? Che sono quelle che poi vengono a configurarci, no? La cosa interessante per collegare tutto è che anche in queste concezioni, transindividuali,
transindividuali che ritroviamo in Marx, secondo Balibar e in altri pensatori come Simone Don, anche qua viene superata la contrapposizione tra gli individui, ma soprattutto quella contrapposizione tra individuo e società che è così caratteristica del pensiero sociale e antropologico occidentale e moderno. Allora chiudo, dico che dicevo prima che con l'antropologia della persona, alla fine di questo percorso comparativo, balugina una certa immagine, no? Una certa idea di che cos'è la persona. Solo che questa idea di che cos'è la persona rimane oltre l'orizzonte di indagine antropologica, no? Gli antropologi si fermano prima, si sono fermati prima. Invece ritengo che dovremmo cercare, anche con l'aiuto della filosofia, di gettare uno sguardo oltre, addirittura di esplorare questa terra che è quella che emerge dalle nostre ricerche, e cercare di rispondere alla domanda che cos'è la persona, e non solo come viene pensata la persona. E penso che per questa esplorazione dovremmo partire, e questo può essere il nostro, come dire, il terreno stabile a cui partire, proprio dalla nozione, dalla concezione di transindividuale, anche e soprattutto per via delle sue evidenti consonanti con una filosofia nativa indigena come quella del individuo melanesiano. E solo questo ci permetterà di superare, almeno in parte, le false alternative che sono proprie del pensiero moderno. Grazie. Oh, grazie Carlo. Excursus molto ricco, che ha ricostruito, insomma, un po' quello che è che chiarisce bene anche qual è stato il percorso dell'antropologia novecentesca sulla nozione di persona, dalla nozione ancora un po' evoluzionistica, no? Di Moss, come tu ben dicevi, a quella di Strattern, che forse è più ricca di implicazioni e più interessante per certi aspetti. Io ora lascio la parola Riccardo Panattoni, che ovviamente affronterà lo stesso tema, ma da un punto di vista filosofico, e quindi i riferimenti saranno certamente altri. Riccardo, a te la parola. Sì, grazie per questa occasione di dialogo, Enrico, di aver preso questa iniziativa, e anche l'importante, insomma, opportunità di dialogare con saperi differenti che creano dei campi condivisi, dei campi comuni, come è stato poi per me anche già l'ascolto, oltre che poi la lettura del libro, dell'intervento no, di Carlo, cioè quindi con una convergenza veramente molto importante che magari questa non sempre attiva abitudine di portare avanti, potremmo dire, rimanendo in tema, non tanto rapporti interdisciplinari quanto transdisciplinari. Sarebbe ormai necessario riuscire veramente ad attraversare i campi del sapere che creano un'energetica, diciamo così, condivisa, insomma. E quindi bene, cioè, per quanto riguarda il mio intervento, non semplicissimo, insomma, da collocare all'interno del discorso del tempo che abbiamo a disposizione, per poter poi anche semmai discuterne insieme. Diciamo che quindi il riferimento è un riferimento in dialogo con Simone Don, non tanto nel tentativo di dare conto delle posizioni di Simone Don, quanto di cogliere attraverso diversi suoi contributi alcuni riferimenti per me essenziali. Cioè, diciamo che la necessità che sento più urgente è quella di focalizzare un lessico, la trasformazione di un lessico, cioè alcuni termini che devono essere maggiormente focalizzati nella portata che anche Simone Don ha introdotto, e alcuni invece magari
più che coglierli nella loro novità lessicale, anche nella declinazione che possono assumere, e capire se questa costellazione lessicale appunto riesce a costruire un campo di riferimenti che creano una trasformazione paradigmatica del nostro modo di pensare, diciamo così, e uso il concetto modo, questo è già un riferimento, cioè nel senso che tutto il discorso che io posso provare ad articolare ruota intorno a questo aspetto dell'ontologia modale, cioè quindi di un'ontologia che ha nel modo la sua caratteristica e dunque è anche già un pensiero modulare, dove diciamo che l'ontologia è già è già un'etica, è già un'implicazione relazionale e immanente, dove c'è l'immanenza, è già, come dire, l'inserimento all'interno del quale le nostre possibilità di pensiero possono articolarsi. Quindi cercherò un pochino alcune focalizzazioni schematiche e vedere poi se queste focalizzazioni possono stare insieme e possono, come io credo, quindi se non sarà evidente dovrò nella discussione magari mostrarlo di più, dialogare in modo molto attivo con quello che ha detto Carlo Capello, insomma, cioè quindi con una grossa convergenza. Allora, innanzitutto il concetto di transindividuale, come tu Enrico hai detto all'inizio, è un concetto che non esiste, o perlomeno, cioè vuol dire, diciamo, che i concetti esistono perché, in quanto tali, cioè voglio dire, però ha un aspetto interessante questo riferimento, cioè diciamo che è un concetto che sembrerebbe non dare indicazione di una condensazione di qualcosa che è di fatto, no? Cioè quindi tenderebbe ad essere a darci indicazione di una concettualizzazione non immediatamente intuibile, cioè ha qualcosa, come diciamo così, di controintuitivo nella sua espressione. Però, come ci dicono anche Deleuze e Guattari, cioè poi il compito della filosofia è quello di inventare concetti. Cioè, dunque, il concetto di transindividuale è un concetto che ha in sé, come dire, una declinazione creativa, ma al tempo stesso, come tutto ciò che dovrebbe essere nell'ordine del discorso filosofico, condensa realtà di fatto, cioè non è una invenzione concettuale che inventa un fatto, cioè è la capacità della filosofia di cogliere concettualmente qualcosa che di fatto è in atto, è presente, e quindi più che interrogarsi perché il concetto di transindividualità non è un'evidenza, è l'interrogazione, cioè come dice Simon Donna anche la filosofia non lo ha considerato particolarmente, cioè un concetto appunto che non è stato assunto in tutte le sue implicazioni, perché dice Simon Donna si colloca in quella zona oscura no, della dimensione no, dell'imorfismo, cioè dell'omorfica, no? Cioè questo rapporto tra materia e forma che noi abbiamo pensato essere costitutiva del concetto di identità, cioè quindi di individualità, tende a escludere questo riferimento che è transizionale, cioè non è statico, non è individuale, cioè non è incentrato su una dimensione ontologica sostanziale, cioè dire, non dà la possibilità, come dire, di rispondere alla domanda no, sostanziale del che cos'è, cioè quindi la domanda, diciamo così, portante, ontologica, cioè quindi è un movimento invece di transizione, cioè un movimento
che non prevede la sua, una forma di staticità, quindi anche di afferrabilità, e di conseguenza è anche un riferimento che ci costringe ad, una, ad un cambio di paradigma, nel senso che ci porta alla necessità di pensare il concetto di individuazione legato a un principio di indeterminazione. Cioè, quindi non c'è, non è il concetto di individuazione, non ha il suo esito, non è la determinazione dell'individuo, dell'identità e quindi anche di un riconoscimento di quale ne sia la sua essenza, diciamo così. Cioè, quindi è uno spostamento paradigmatico del concetto stesso di filosofia, perché per me questo è uno spostamento appunto da una interrogazione di tipo ontologico classico a un passaggio invece di un'ontologia modale, diciamo così. Quindi questo riferimento ci dice innanzitutto che si deve, quindi andiamo un pochino per approssimazione, diciamo così, poi possiamo discuterne se volete, si deve parlare di individuazione e non di individuo. Cioè, quindi, no? Cioè, così come si parla di soggettivazione, di processi di soggettivazione, non di soggetto. Cioè, quindi non si lascia cadere il concetto di individuazione, ma non lo si risolve nel concetto di individuo, e dunque diciamo che dobbiamo cominciare a pensare in termini transindividuali il fatto che l'individuazione non ha nel suo orizzonte di esito finale l'individuo, cioè è un cambio di paradigma, cioè è uno spostamento di differenza paradigmatica tale per cui appunto non ci mette nelle condizioni di porci la domanda di ragionare intorno all'individuo considerato in se stesso. Cioè dunque anche è un passaggio, è uno spostamento, diciamo così, sulla necessità di una maggiore spinta e che Simondon, su cui Simondon insiste particolarmente, del transindividuale sull'interindividuale. Cioè nel senso che l'interindividualità è comunque un passaggio essenziale, vuol dire, no? Cioè per cui la dimensione interindividuale è una dimensione essenziale perché appunto c'è uno spostamento dalla questione identitaria dell'individuo a una questione relazionale. Cioè quindi sposta come dire, no? La questione da un aspetto di centralità dell'individuo ad una dimensione invece relazionale. Il problema che porta con sé è proprio, tuttavia, proprio quello di poter oscurare l'aspetto transindividuale perché può subentrare un tipo di considerazione tale per cui prima ci sono gli individui e poi gli individui si mettono in relazione tra di loro. E quindi mettendosi in relazione tra loro creano relazioni interindividuali, ma sono conseguenza della costituzione dell'individualità. Cioè, allora bisogna spingere sull'aspetto transindividuale perché appunto non si possa pensare che l'interindividualità sia conseguenza del principio di individuazione. No? Cioè, quindi lo spostamento sull'insistenza è questo, ecco perché di nuovo il concetto di transindividuale è stato trascurato. Perché in fondo la dimensione e la relazione interindividuale era qualcosa che si prestava maggiormente a essere studiato, no? Cioè essere classificato, insomma quello che corrisponde poi ai modi comuni della nostra cultura. Cioè, no? Quindi se non riesco a fare una tassonomia, se non riesco a studiare sia dal punto di vista appunto antropologico, non faccio un'etnografia, cioè non faccio tutta una serie di riferimenti, sembrerebbe mancarmi l'oggetto stesso, cioè dunque scivola nell'indeterminato o scivola in quello che insomma le scienze umane considerano essere il pericolo della filosofia, cioè quindi l'indeterminato è l'astrazione, cioè l'aspetto astratto che
suscita interesse, ma non è motivo di studio, diciamo così, non può essere studiato, ma Carlo ha appena dimostrato il contrario, per cui cioè, voglio dire, si tratta appunto di insistere però su questo tipo di dialogo. Dunque, l'individuazione non è l'individuo costituito che non ha alcun centro, cioè non è un centro di irradiazione. Per cui appunto dall'individuo a un centro di radiazione di relazioni intraindividuali. Perché l'individuazione, dice ancora Simon Don, è laterale, cioè il concetto di, o meglio, diciamo, il concetto di identità individuale è laterale rispetto al processo stesso di individuazione. Cioè quindi il processo di individuazione non dobbiamo neanche pensarlo come qualcosa di indeterminato per cui non arriva mai vuol dire, no, a un punto. Diciamo che il processo di individuazione ha dei momenti di staticità individuale transitori, cioè, dire, no? Cioè che quindi non rimane soltanto nel continuum no, di un processo, ma ha condensazioni parziali. E dunque è per questo che l'individuazione è un processo che continua a tenere in sé il concetto di individuo, cioè vuol dire, non si tratta di contrapporsi, si tratta di fargli fare appunto uno slittamento tale per cui diciamo che l'individuazione deve essere colta come un processo che appunto si divide, cioè che continuamente si sdoppia, che non ha mai, come dire, no? Cioè un processo finale di individuazione, perché, dice Simon Don, appunto ogni individuazione mantiene comunque in sé, e questo, come dire, rimane molto forte ovviamente per quanto riguarda l'individuazione soggettiva, cioè anche l'oggetto ovviamente ha questo problema di individuazione. Però diciamo che l'individuazione dell'oggetto, poi nel momento in cui trova la sua individuazione, no, c'è una forma di separazione, diciamo così, mentre invece per quello che riguarda l'individuazione soggettiva, questo processo si mantiene e si mantiene per Simon Don con la necessità di un riferimento al pre-individuale. Cioè il pre-individuale che non deve essere di nuovo inteso come ciò che precede l'individuazione. Cioè, o meglio, non possiamo pensare il pre-individuale come la declinazione di una individuazione il cui orizzonte ultimo è il processo individuale, cioè identitario. Cioè, potremmo dire che il pre-individuale è l'individuazione stessa. Cioè l'individuazione stessa si sdoppia perché costantemente viene mantenuta all'interno del suo processo qualcosa che la anticipa, che continua a sussistere, dice Simon Don, al di là di ogni individuazione che avviene. Cioè quindi l'individuazione non è mai la risoluzione del processo di individuazione che mantiene in sé la sua componente pre-individuale. Dunque, l'essere pre-individuale, dice ancora Simon Don, è sempre più di uno. Cioè, quindi non è soltanto ciò che si divide, ma è sempre più di uno. E anche qui, rispetto a questa avvertenza, diciamo così, lessicale, sarebbe importante riuscire, se avessimo il tempo, il modo di soffermarci più a lungo, cioè più di uno non vuol dire soltanto molteplici. Cioè questo riferimento al più di uno è, secondo me, un'indicazione da ascoltare in chiave, in modo letterale, cioè è più di uno. Cioè, quindi diciamo che non è mai uno, non è mai uno. Cioè quindi è una processualità. Perché? È più di uno perché diciamo che cioè il pre-individuale
che si mantiene nel processo di individuazione è uno, ma è uno che non si risolve mai in se stesso, ma si risolve in un processo che si sdoppia, si divide e si moltiplica. Cioè dunque è sempre più di uno, non soltanto qualcosa che può essere molteplice, cioè è uno perché non è, dice, uno scomposto, si divide, si sdoppia, si scinde in una processualità, appunto dicevamo, di condensazioni parziali. Quindi è sempre di più di quella che è la sua struttura attuale, è una pluralità realizzata, dice ancora Simondon. Cioè, quindi vedete che il termine di realizzazione parziale è sempre in atto all'interno di questa processualità, però diciamo è più ricco sempre della conoscenza di sé e della coerenza con se stesso. Anche qui, di nuovo, no? Cioè, è una tensione che cercherò poi di evidenziare, cioè di una dimensione energetica, diciamo così, è un'energia potenziale che non dovrebbe essere colta come qualcosa che va verso l'incoerenza, ad esempio. Cioè non si tratta di contrapporre al fatto che supera la coerenza con se stesso, che ci sia appunto qualcosa che ha a che fare, ad esempio, con l'incoerenza. Cioè, di nuovo, dovrebbe risuonare all'interno di questo processo questo principio di indeterminazione. Cioè, dunque, l'indeterminazione non è semplicemente qualcosa che manca, è qualcosa di più che avviene. Cioè, dunque, è qualcosa che di più che transita e fa appunto dell'individuazione un pre-individuale che è sempre più di uno. Ma mantenendo, come dire, no? Cioè, questa implicazione nei confronti dell'uno, cioè quindi non del molteplice come punto di partenza. Quindi un altro punto su cui Simondon insiste, e che anche questo è un riferimento lessicale che non potevo tralasciare, diciamo così, quindi non si dovrebbe più, dentro questo riferimento che sto cercando di indicarvi, di parlare di stabilità, di equilibrio stabile, ma appunto per Simondon è necessario parlare di equilibrio metastabile. Cioè, quindi l'equilibrio metastabile, anche questo di nuovo è interessante, cioè è quello che mette in difficoltà, no? I riferimenti simondoniani sono complessi anche per questo, perché parla di equilibrio metastabile, cioè continua a mantenere la parola equilibrio. Cioè, quindi non mette in discussione il rapporto tra stabilità ed equilibrio, ma parla di un equilibrio metastabile. Cioè, che cos'è poi? Anche lì, appunto, bisognerebbe soltanto questo concetto, richiederebbe, come dire, da solo un seminario da discutere insieme. Però diciamo che l'aspetto metastabile è un'energia che supera la stabilità, cioè c'è un'energia in eccesso. Cioè, dunque, questa energia in eccesso, tuttavia, non è una cosa che è nell'ordine dello squilibrio, è nell'ordine di un equilibrio possibile, cioè come lo sdoppiamento non è una scissione, non è un processo schizofrenico, cioè, ma è nell'ordine dell'uno che si scinde, no? che si sdoppia. Così anche l'aspetto metastabile non è disequilibrio, cioè non è qualcosa che è squilibrato, cioè è una connotazione appunto che porta l'individuo verso un'altra declinazione dell'equilibrio stesso.
Dunque, noi dovremmo pensare il divenire dell'essere, perché appunto anche qui non abbiamo più, per Simon Don, una contrapposizione tra l'essere e il divenire. Abbiamo appunto un divenire dell'essere individuale che insieme, dice Simon Don, struttura e energia. Cioè, quindi di nuovo non si tratta di dare soltanto una componente, diciamo così, di continuità energetica, ma di riuscire a pensare questa relazione tra struttura ed energia. Ecco perché un altro dei riferimenti, anche questo, come dire, no? Cioè dentro questo riferimento lessicale che sto cercando in modo molto, come dire, veloce e sintetico di mettere in evidenza, un altro riferimento lessicale essenziale del discorso è il passaggio transduttivo. Cioè non si tratta più di avere un criterio deduttivo e induttivo, cioè no, particolare, universale, universale, particolare, ma un processo transduttivo, cioè quindi un processo di individuazione che ha questa, in questa componente energetica, il movimento di strutturazioni parziali che non risolvono in sé la loro energia. Quindi appunto più che passare da qualcosa, no, da una materia a una forma, si dovrebbe parlare più in forma transduttiva di passare da una forma a un'altra forma, da una struttura a un'altra struttura. Quindi il divenire non è più, cioè il divenire individuazione appunto, non è più nella continuità di un'alterazione, ma è da pensarsi come una concatenazione di stati metastabili mediante la liberazione di energia potenziale. Cioè vuol dire, no? Il cambio paradigmatico è questo, cioè appunto, no? Cioè non c'è più il divenire che porta, no? Cioè a questa continuità e ad una continuità di alterazione o di consunzione, no? Cioè, o di processo, diciamo così, identitario o di o un aspetto omeostatico che poi dopo rilancia su un'energia che ritorna, ma in forma di concatenazione, da forma a forma, da struttura a struttura, in processi metastabili legati su un'energia potenziale. Anche questo di nuovo un altro dei concetti che andrebbero rideclinati, non tanto colti nella loro invenzione, che è quello appunto dell'energia potenziale, cioè il concetto di potenza come un processo autonomo rispetto a ciò che invece la intende come il preludio dell'atto, cioè quindi come nell'ordine della possibilità del passaggio all'atto, cioè dunque ontologia modale, transindividuale, no? Metastabilità, transduttivo, no? Cioè quindi questa energia potenziale, no? Cioè tutte, come dire, no? Un insieme di riferimenti e di costellazioni concettuali che devono provare, come dire, a creare un campo differente del concetto stesso di individuazione e quindi di un passaggio appunto costitutivo del transindividuale. Quindi diciamo che l'individuazione è sempre questo insieme di struttura e energia, cioè un aspetto, come dire, no? Cioè dove questa, come dire, no? Questa tensione deve essere pensata nella sua tensione. E proprio in questo, con questo riferimento a questo divenire dell'essere individuale, cioè quindi nel momento in cui pensiamo il divenire dell'essere individuale, pensiamo un processo di individuazione come un insieme appunto di struttura e energia, è per Simon Don ciò che permette
di non fare un'antropologia chiusa in se stessa, di non fare appunto dell'antropologia chiusa in se stessa il punto di avvio per conoscere l'uomo in base a un'essenza. Cioè, no? Cioè è proprio uno slittamento paradigmatico. Cioè, vuol dire, non è più, cioè, la questione non è più riconducibile alla domanda, diciamo così, fondamentale, ontologica, sull'essenza, sulla sostanza, insomma, no? Cioè, è questa dimensione modulare su cui dobbiamo, come dire, ragionare. E questo porta anche al fatto che, appunto, se il trans individuale è costitutivo, cioè non è un punto da, diciamo così, di arrivo, ma è un punto costitutivo, cioè per cui il processo di individuazione dentro un contesto trans individuale, questo porta anche alla necessità che lo stesso processo di individuazione, cioè lo stesso processo di soggettivazione, non possa mettersi in discussione da sé, cioè, secondo me, è già messo in discussione. Cioè, vuol dire, no? Cioè, è già qualcosa che lo chiama in causa e non può essere, come dire, un processo invece che nasce dalla... come dire, dalla libertà individuale appunto di mettersi in discussione, cioè di esaltarsi, di essere, come dire, no, differente e quindi di mettersi in gioco, diciamo così, attraverso l'angoscia. Cioè, quindi l'angoscia come quel sentimento che permette, come dire, no, cioè la messa in discussione del soggetto stesso. Più che questo riferimento all'angoscia, cioè la messa in discussione del processo di individuazione in una chiave trans individuale, fa sì che il riferimento di cui tener conto più che l'angoscia è l'affettività. Cioè dobbiamo pensare, cioè, più, come dire, no, al legame affettivo che al legame appunto dell'angoscia come quella scissione appunto che permette una ricostituzione. Cioè dunque, su questo poi vado a concludere, per Simondon è essenziale trovare di nuovo una struttura, come c'è un legame, diciamo così, tra struttura e energia, c'è un legame essenziale tra l'emozione e l'affettività. Cioè, quindi tra il sentimento emozionale e quello affettivo, perché dice che l'emozione è qualcosa, è legata a un principio di individuazione che si compie all'interno di una presenza trans individuale. Cioè, dunque, no, il processo emozionale ha questa caratteristica e dunque dovrebbe permettere di attraversare, di far attraversare all'esperienza emozionale la dimensione affettiva. Cioè, se l'angoscia porta ad un'emozione permanente che non si traduce mai, che non ha come dire, no, una sua traduzione nell'affettività, qui invece il riferimento per Simondon è il fatto che l'emozione del processo di individuazione all'interno di una presenza trans individuale ha in sé invece un passaggio al legame affettivo. Cioè, no, potremmo qui, come dire, legarci a quello che diceva prima Carlo, cioè l'aspetto individuale apre il dono, no? Cioè, qui stiamo parlando di affettività, cioè quindi c'è un passaggio, diciamo così, intorno all'affettività. Potremmo anche dire, ma di nuovo dentro una semplificazione che serve un po' per dare struttura a questa costellazione lessicale, che potremmo pensare
all'emozione come un'energetica e all'affezione come una potenza. Cioè, quindi no, legare no, l'energetica alla dimensione emotiva, all'emozione, mentre invece appunto la dimensione affettiva la declinazione dell'essere in potenza. Dunque è proprio no, questa dimensione affettiva che permette, come dire, che mantiene, diciamo così, il processo di individuazione per Simone Donna sempre nella possibilità di individuarsi in un collettivo transindividuale. Quindi, perché? Perché questa affettività nella sua potenza ha sempre una carica pre-individuale. Cioè, dunque, diciamo che non è possibile affrontare la novità del concetto di transindividualità senza tener conto di questa dimensione pre-individuale, che non può essere risolto ovviamente in ciò che viene prima dell'individuazione. Cioè, soltanto se manteniamo attivo questa dimensione affettiva pre-individuale, che va verso una tensione emotiva di individuazione, che non si risolve in questo processo no, emozionale, energetico, che può risolversi poi in una relazione interindividuale, l'aspetto poi affettivo si declina nel fatto che è una situazione invece di un collettivo trans individuale, perché per alcuni versi l'affettività precede e segue l'emozione. No? Cioè, dunque il problema proprio si tratta di cogliere come questo passaggio tra pre-individuale e transindividuale è un passaggio che mantiene aperta la potenzialità dell'individuazione su invece, come dire, il processo parziale, strutturale di individuazione che l'energetica, che l'emozione determina. Diciamo che questo riferimento, diciamo così, tra struttura ed energia, tra affettività ed emozione, è ciò che caratterizza, che connota più che la relazione in cui il processo di individuazione può pensare di risolversi con l'incontro. Cioè, l'incontro è un termine invece che tiene, come dire, no, aperto nella sua congiuntura l'accadimento, l'evento della soggettivazione stessa. Cioè, quindi non è una relazione, non è una costruzione di relazioni, ma è l'evento di un incontro che, come dire, ha una connotazione emotiva, ma ha una, no, ha una capacità poi di mantenersi nella dimensione affettiva, cioè di portare, dice ancora Simone Donna, l'emozione nella presenza e nell'azione di un campo appunto transindividuale. Cioè, dunque, questo è il processo, e dunque, e su questo poi io chiuderei, è anche il fatto, cioè, perché non ha una dimensione angosciante, perché non è una dimensione riflessiva nel senso del pensiero, cioè una, come dire, una fuoriuscita dall'azione in nome di una capacità di pensiero, una capacità di riflessione, ma è un movimento, è un processo in cui l'aspetto riflessivo, cioè l'aspetto di messa in causa continua del processo di individuazione, è intriso in forma
appunto immanente e implicita nell'azione stessa, cioè non c'è, come dire, distinzione, separazione tra il momento dell'agire e il momento del pensare. Mi fermerei qui. Bene, grazie Riccardo, grazie per questo affondo nel transindividualismo di Gilbert Simondon, che sicuramente si lega molto bene a quanto ha raccontato prima Carlo Capello. Io avrei un paio di questioni che vorrei provare a sottoporvi, poi se avete ovviamente domande l'uno, come dire, da rivolgere all'altro, lascio ovviamente spazio a voi, ma ascoltando le vostre relazioni mi sono venuti in mente due punti che mi parevano molto interessanti. Da una parte la necessità, potremmo dire così, di un superamento della dialettica nel pensare appunto la questione della persona, o se volete la questione dell'individuo. Perché se io metto o provo a mettere insieme, diciamo, uno dopo l'altro, i piccoli passi che avete, come dire, mosso qui questa sera, quindi partendo dalla relazione di Carlo Capello e pensando alla concezione di persona in Lenart, e poi Marilyn Stratern, e poi Gilbert Simondon, mi viene da pensare appunto che ci sia una sorta di, come dire, percorso che appunto ci costringe a pensare la persona al di là della dialettica. Lenart, in fondo, che cosa pensavano nell'immagine anche che ci ha mostrato Carlo Capello? Che la persona è essenzialmente un centro di radiazione. E poi ci diceva Stratern, invece arriva a togliere questo centro e a dire, per così dire, che il soggetto insomma è solo un fascio di relazioni. Ecco, però quando pensiamo a un fascio di relazioni, quando pensiamo a una relazione, in qualche misura pensiamo sempre ancora a due poli che si relazionano tra di loro, no? Che per quanto poi li possiamo pensare dialetticamente come coimplicati sin dall'inizio. Però quando pensiamo a una relazione pensiamo ancora sempre di nuovo appunto a due poli che si relazionano, che sono implicati sin dall'inizio e continuano a relazionarsi anche sulla base di questa implicazione. Mentre dalla prospettiva di Simondon, almeno così come ci ha parlato ora Carlo Capello, scusate Riccardo Paratoni ovviamente, mi pare che andasse al di là appunto, cioè cercasse di fare un passo oltre la dialettica nella misura in cui ad esempio Simondon parla di pre-individuale e non tanto di relazione sociale, cioè mi chiedevo allora se fosse possibile, magari chiedo a Carlo Capello se fosse possibile appunto pensare alla relazione sociale come appunto il pre-individuale di Simondon, dove il pre-individuale, come ci ha detto Riccardo, non è soltanto il sociale, non è soltanto sociale in quanto, cioè il sociale preso come contrapposto all'individuo, no? Perché è semmai un sociale che include l'individuo, no? E lo include come una sua momentanea condensazione. Parlava Riccardo Panattoni, no, del pre-individuale come appunto di una corrente o di un'energia, potremmo dire così, insomma, che ha poi delle condensazioni. E quindi è interessante perché è un superamento della divisione non solo tra individuo e società, si potrebbe dire, ma anche appunto un superamento della relazione dialettica con cui di solito siamo portati a pensare i rapporti tra i soggetti, insomma, rapporti tra individui. E poi diceva anche Riccardo, il pre-individuale è qualcosa di più di uno, non è uno, cioè come dire, se dovessimo pensarlo come un processo sociale non potremmo pensarlo come un processo appunto, e questo più di uno indica un qualcosa in più, una sorta di energia in eccesso, diceva a un certo punto Riccardo, no? Come dire, di fronte alla quale abbiamo difficoltà anche a trovare le parole, si potrebbe dire. Non a caso a un certo punto, faccio un esempio, Riccardo parlava di processo emozionale. Sono parole che indicano effettivamente una difficoltà rispetto ai termini a cui siamo abituati, no? Perché ovviamente quando noi pensiamo alle emozioni, di solito le pensiamo come emozioni riferite a un soggetto, provate da un soggetto, legate a una persona, mentre il processo emozionale indica già un'altra dimensione, un cambio di paradigma, come appunto anche appunto Riccardo ci ricordava. Quindi questo è un primo punto che vorrei sottoporre a entrambi, no? Se si tratta di andare al di là della dialettica, da una parte se è la
se è la strada che si può appunto effettivamente immaginare, no? Se questa ricostruzione che facevo io a passi, Lennart Stratern, Simon Don, in questo senso sta in piedi, diciamo così, se vi ritrovate. E dall'altra anche questo problema delle parole, che però iniziano a mancare, e questo mi apre un'altra questione, e cioè quella delle discipline, che sono la filosofia e l'antropologia, convocate qui oggi, no? Nelle vesti appunto di un filosofo e un antropologo che si parlano su questi temi. Perché appunto dall'incontro e dalle vostre relazioni emerge che non c'è qui soltanto un problema, quello di pensare la persona e di pensare le relazioni tra le persone o la relazione tra la persona e il sociale, ma c'è il problema appunto di un cambio di paradigma che investe, diciamo così, interamente le due discipline, tanto l'antropologia quanto la filosofia, e forse non solo quelle, no? Nella misura in cui queste due discipline, cioè tanto l'antropologia che la filosofia, hanno sempre, come dire, sono sempre partite, hanno sempre avuto una certa postura, che potremmo dire ontologica, cioè devo anzitutto descrivere la realtà, devo anzitutto raccontare le cose come stanno, insomma. Mentre, e qui recupero appunto un'espressione di Riccardo, in questo caso l'ontologia è già etica, nella relazione che lui ha tenuto nei riferimenti a Simon Don, no? ci si riferiva appunto a un'ontologia che è già etica, il che vuol dire che la domanda di partenza delle stesse discipline, che è una domanda che cos'è, se volete, no? Che indica anche un campo disciplinare in fondo, no? Che cos'è l'antropologia? L'antropologia è quella disciplina che studia, ad esempio, che cos'è l'uomo, oppure che cos'è la persona, che è la domanda in fondo che muove l'antropologia della persona. Ecco, questa domanda viene meno, o quantomeno, come dire, si mostra un limite, no? Si mostra un limite, nonostante sia comunque la domanda che è alla base di una certa disciplina, appunto, dicevo, dell'antropologia, per fare un esempio, ma ovviamente si potrebbe dire a maggior ragione anche della filosofia, nella misura in cui la filosofia nasce proprio con questa domanda, no? Incarnata da Socrate, TST, no? Che cos'è? Quindi questi problemi di cui avete discusso, o questo tema di cui stiamo discutendo, insomma, quello dei transindividui, del transindividuale, se volete, mi sembra che apra proprio un problema all'interno delle due discipline, quindi volevo interrogarvi su questo, cioè mi sembra che apra un problema, appunto quello che Riccardo Panzoni chiamava un cambio di paradigma, no? Un problema che, come dire, non è più soltanto una questione di parole problematiche, no? Io ho iniziato esordendo così, no? Abbiamo delle parole che sono dei problemi, no? Che mostrano delle difficoltà, che sono dei sintomi di una difficoltà. E qui sono proprio gli oggetti di studio, no? Che sono diventati problematici, in un certo senso, che costituiscono un problema. E questo ci porta forse anche a un modo diverso poi di pensare il rapporto tra le discipline, appunto, forse non, e riprendo ancora le parole di Riccardo, forse non tanto una interdisciplinarità è necessaria, ma quanto appunto una transdisciplinarità, dove transdisciplinarità vuol dire allora in primo luogo proprio, di nuovo si potrebbe dire, andare al di là della dialettica, andare al di là del punti di partenza già consolidati, e quindi una disciplina da una parte che fa un discorso, una disciplina dall'altra che fa un discorso, ma anche provare a tentare, quantomeno e per quanto è possibile, una sorta di attraversamento diagonale. E quindi volevo chiedervi da ultimo una domanda sul dialogo tra due discipline, come appunto in questo caso la filosofia e l'antropologia, no? Perché mi sembrava che in qualche modo entrambi lo evocaste, nella misura in cui appunto diceva Carlo Capello, no, l'antropologia si è spinta sin qui, e poi il tema forse interessa anche la filosofia, e nel momento in cui Riccardo Panatoni diceva sì, la filosofia si fa carico di questa questione, ma appunto la domanda allora è come questa questione si riverbera per quanto riguarda lo statuto della disciplina, diciamo così, e il dialogo tra le discipline. Non so se sono stato chiaro, io provo a porvi questi tre temi, poi ditemi voi, lascio la parola magari prima a Carlo Capello, così riprendo la parola a lui, e poi a Riccardo Panatoni. Ma io sarò breve. La tua prima domanda
molto bella, merita una duplice risposta, cioè sono due cose. Non so se ho inteso bene cosa, quello a cui tu ti riferisci con l'espressione dialettica. Se ti riferisci al superamento del pensiero dialettico, devo dire che no, non sono d'accordo. Io sono un vecchio, tra le altre cose, sono un vecchio marxista, anche un po' hegeliano, insomma, con tanti riferimenti, tra cui anche Lukács. Insomma, il mio modo di ragionare, mettiamola così, rispetto all'antropologia della persona è dialettico. E mi sembra che, ma proprio nella dialettica classica, è una questione di tesi, antitesi e sintesi, no? Ma banalmente, cioè la tesi è l'universalità della persona, come noi la intendiamo, no? Noi normalmente la vediamo così, no? La persona è un individuo autonomo, separato, e questo è tendenzialmente universale. Anche Moss la vedeva così, solo che questa universalità è coperta da delle rappresentazioni collettive che sono falsanti, che sono arcaiche, primitive, eccetera, eccetera. Poi questa è la tesi. C'è l'antitesi che ci dice no, ci sono tantissime concezioni di persona che sono molto diverse dalla nostra, distanti dalla nostra. Questa antitesi mette in discussione l'universalità dell'idea di persona. Tra tutte queste tesi antitetiche, perdonatemi il gioco di parole, la più affascinante, non è l'unica, ma la più affascinante è quella del individuo delineato da Marion Stratern, che si contrappone nettamente alla nostra concezione individualistica classica. La sintesi ulteriore è mostrare che, come fanno per esempio i Komarov, anche all'interno delle concezioni non individualistiche emergono dei tratti individualistici da una parte, e soprattutto mostrare che anche nella nostra cultura, nella nostra società, nonostante l'egemonia del pensiero individualistico, sono presenti delle dimensioni, delle tracce di pensiero individuale e relazionale, ovviamente nel pensiero filosofico. Sono tanti, tantissimi gli autori pensatori che effettivamente hanno elaborato un pensiero relazionale che si riferisca all'intersoggettività, oppure all'interindividualità o al transindividuale, no? Ce ne sono tanti, così come ci sono dei pensatori sociocentrici. Quando facevo, qual è il bello della lettura di transindividuale di Marx, no? Da parte di Balibar, è che Marx è stato preso, come tanti altri, come un pensatore sociocentrico, va bene? C'è il collettivo che è più importante dell'individuo, va bene? Con derive romantiche, no? Perché insomma potremmo anche pensare che forse il momento di massima espressione dell'antiindividualismo si ritrova in certe correnti del romanticismo, eccetera, eccetera. Ma Balibar ci dice no, attenzione, Marx non è sociocentrico, è appunto transindividuale, perché va oltre la contrapposizione società-individuo. Comunque, mostrare che oltre che queste espressioni filosofiche, intellettuali, forti dimensioni transindividuali sono presenti anche nella nostra forma di vita e modalità di pensiero quotidiano. È più difficile, però ci sono dei pensatori che sono degli antropologi come Marshall Salins, grandissimo, che è mancato poco tempo fa, che sono andati esattamente in questa dimensione. Quindi no, tesi, antitesi, sintesi. Se con dialettica la colleghiamo anche alla questione dell'ontologia a cui ti facevi riferimento dopo, bene, allora sì. Qua riporto un altro esempio che si collega, ma sarò breve, che si collega proprio all'idea di individuo, perché faccio riferimento alle ricerche di Iteanu, André Iteanu, che ha fatto ricerca tra gli Oro Kaiva della Nuova Guinea, melanesiani. Che cosa ci dice Iteanu? Che il pensiero locale degli Oro Kaiva è fortemente relazionale. La logica stessa è relazionale, incentrata non su sostanze e senza identità nette, ma sui rapporti che intercorrono tra persone e persone, tra persone e le cose. La società è pensata in termini di relazioni sociali, e in termini di relazioni sono concepite le persone.
dice Iteanu, qua cito, i soggetti non possiedono un'identità ontologica nel senso occidentale. La loro identità è piuttosto definita come congiunzione di relazioni sociali create ritualmente. No? Quindi, allora sì, se intendiamo dialettica, superare dialettica come superare il ragionamento per sostanza e per essenza, quindi per cui l'antropologia andrebbe alla ricerca della essenza dell'uomo, della natura dell'uomo e il pensiero in generale, come noi in Occidente pensiamo di fare, va alla ricerca della natura e dell'essenza delle cose, allora sì, perché invece ritroviamo presso queste società, queste culture, delle forme di pensiero non ontologiche in questo senso, che appunto vanno oltre l'idea di sostanza, no? In questo caso per andare a indagare, costruire anche invece relazioni, no? E mi sembra che queste, anche questo riferimento agli Orcaiva e ai Teanu, no? Rafforzi l'idea della consonanza tra il individuo e il transindividuale anche di Simon Don, no? Perché è proprio questo, no? Diceva prima ottimamente Panattoni, l'individuo, no? Come centro di irradiazione corrisponde all'idea che ne aveva Lenard, per cui rimane centro vuoto, no? Una ruota fatta di raggi senza, come si chiama, il perno? No, come si chiama quello al centro della ruota? No? Irradiazione, no? E questa è anche l'idea dell'intersoggettività, delle filosofie dell'intersoggettività, no? Cioè prima l'individuo che crea relazioni, sono necessarie, ne ha bisogno, eccetera, eccetera. Invece Simon Don, con il riferimento al preindividuale, al transindividuale come processo, ci dice no, non c'è l'individuo e poi le relazioni, eccetera, eccetera. Ci sono solo relazioni. In questo senso sì, bisogna andare alla dialettica. Ma chiudo, passo la parola al collega. Bene, grazie. Riccardo. Sì, sono una questione. La cosa che dopo stavo pensando, alcune cose che hai richiamato tu, Enrico, e quindi come rispondere al tempo stesso ho sentito però anche Carlo, quindi ovviamente le due cose si sovrappongono non mi confondono, però cioè, mi interessa la questione, insomma, cioè la metterei così, cioè sono abbastanza convinto, ma dovrei avere molto più tempo a disposizione, che sarei rispetto al discorso di Carlo, che potrei portarlo al di là della dialettica, diciamo così. Io capisco che c'è effettivamente, cioè vuol dire, no? C'è il processo che lui ha tratteggiato, come dire, cioè, non so, cioè, sto cercando di essere appunto un pochino sul pezzo, cioè dire, non, quindi di non ripetere le cose che ho già detto io, ma cerco di essere appunto in quello che tu chiamavi un dialogo, no, Enrico, cioè quindi di essere dentro una situazione transdisciplinare che deriva a dire, cioè io capisco bene, mi sembra di capire bene, vuol dire, nel senso che la frequentiamo, cioè anche chi fa filosofia ovviamente, cioè diciamo che un certo tipo di dialettica, cioè, manteniamo quella che no, Carlo, tu hai scelto come positiva, diciamo così, no? Siamo tutti due d'accordo sul discorso ontologico, eccetera, no? Cioè lì non abbiamo grossi problemi. Invece ragioniamo un pochino di più, cioè no, avremo solo appunto un inizio, cioè che cos'è che ci aiuta? È che quel processo che Carlo ha messo in evidenza molto bene, no? In poche battute, cioè ci dà sicurezza del processo, cioè è chiaro, voglio dire, cioè, voglio dire, non, e dunque perché ho detto io, attenzione, cioè è faticoso questo, cioè perché è un cambio di paradigma, bisogna lavorare sull'aspetto lessicale, e dunque c'è un aspetto di indeterminazione, tutto questo è un pochino più faticoso, cioè dà costantemente l'impressione di una maggiore impalpabilità,
cioè voglio dire, di non no, cioè, un principio di indeterminazione insomma, può avere anche una declinazione di inafferrabilità, in un certo senso, di mancarmi di strumenti. Però ecco, sono abbastanza convinto che ragionando di più insieme, creando anche di più un campo condiviso, questo processo, secondo me, è possibile, questo slittamento paradigmatico è possibile, ma io dovrei dire in modo un pochino più radicale che è necessario. Cioè, quindi che non è nell'ordine della possibilità, ma è dell'ordine della necessità. In che termini? Cioè che l'universale non è dato. Cioè è il problema del postulato iniziale della tesi universale che, come dire, se l'argomentazione, diciamo così, transindividuale, preindividuale, si tiene all'interno della sua modalità, non c'è tempo per porre l'universale, cioè il movimento, come cercavo di dire, ma appunto dovremmo star lì a parlarci, cioè, ma in questo cambio lessicale e paradigmatico ha del lavoro da fare, non è così facile, no? Cioè, è una questione trasduttiva, cioè non si dovrebbe più articolare in forma deduttiva o induttiva, cioè quindi ponendo l'universale, ma transduttiva, cioè comunque, cioè l'aspetto transduttivo mi dice che io sono già all'interno di un processo no, di individui, se vogliamo, no, rimanere nel, cioè dunque non ho il tempo, ma forse non ho neanche la necessità di arrivarci, cioè è già lì dove sono, cioè no, è già, come dire, Non mi è dato il tempo di fuoriuscire dal campo di immanenza della individualità, cioè non c'è, quindi l'universale mi fa uscire, ma io sono già all'interno di un processo no, individuale, diciamo così, immanente, e quello è già, come dire, molto, non è semplice, cerco di insistere perché ci tema questa cosa, cioè non ho più il problema hegeliano del cominciamento, cioè perché se ho il problema del cominciamento devo, come dire, no, se vado sul cominciamento ha ragione Carlo, cioè non ne vengo fuori, cioè lì, come dire, il processo mi chiama. Qui non riusciamo, uno dei termini lessicali su cui io sto cercando di lavorare appunto è sostituire, cioè fare uno slittamento concettuale dal concetto di origine, cioè quindi anche di cominciamento, con il tema dell'insorgenza, cioè quindi diciamo che il discorso nasce, non trova tanto il suo cominciamento ma il suo punto di insorgenza, cioè, no? Cioè quello che Overbeck, ripreso poi anche, no, dice, è preistorico, cioè preistorico è un po' come il preindividuale, non è ciò che viene dalla storia. Cioè è che non è dato un momento di cominciamento storico, perché la storia è sempre, come dire, ripresa nel preistorico, no? Cioè, e quindi sono già dentro una situazione transduttiva, metastabile, cioè, e dunque diciamo così che il processo dialettico forse, ma questo sarebbe un bel campo di discussione, non mi è più necessario. L'altra questione, secondo me, molto importante, che però Carlo ha sollevato e che non è indifferente, cioè è la tradizione, diciamo così, consapevole, se mi passate un pochino il termine della semplificazione, marxista, balibara, cioè vuol dire, c'è tutta, come dire, una serie di riferimenti di cui l'antropologia forse è l'erede effettiva, più della filosofia, di questo tipo di attenzione, cioè per cui nel momento in cui tu fai questo tipo di slittamento, cioè vuol dire, dovremmo accompagnare questo slittamento con una cosa che a me, che nel mio discorso è mancata completamente, che è la questione politica.
c'è la questione del politico, cioè non possiamo fare questo slittamento senza tener conto della dimensione del politico, perché questo tipo di riferimento rischia di, nell'indeterminazione, di diventare qualunquista, cioè diventare fascista, cioè quindi no? Cioè di avere un tipo di declinazione con questo tipo di deriva. E dunque, come dire, una certa tipo di resistenza del discorso che non per niente va verso anche la declinazione politica di questi autori, ha una sua avvertenza. Cioè, quindi dico, sarei convinto di portarlo, ma dovrei portarlo anche attraverso poi le implicazioni politiche che tutto questo ha. Cioè, quindi come l'ontologia modale, questo passaggio, ha poi la necessità di un ripensamento anche del politico, perché altrimenti, cioè, io capisco una certa resistenza, così come, cioè, se ho capito bene la tua domanda, Enrico, cioè, anche rispetto anche a, anche a quello che diceva Carlo, non so se ho inteso bene, però nella discussione che adesso sta finendo, sono le 6:30, per cui è una discussione che finisce, ma come dire, come apertura di una discussione possibile, diciamo così. Cioè, secondo me sarebbe molto interessante, così come il discorso sulla dialettica e la politica, no? Cioè, vuol dire, questo riferimento, questo passaggio sul transduttivo, che cosa ne è della politica, diciamo così, no? Cioè, cioè anziché fare un movimento, cioè sul che cosa, sul, no? Sul che cosa, cioè quindi su che cos'è persona, ad esempio, cioè. E quindi questa declinazione, diciamo così, verso il filosofico, perché questo è sempre stato un po', no, il problema che giustamente Carlo metteva in evidenza, no? Cioè l'antropologia si interessa più del come, no? E quindi no, andiamo a vedere sul che cosa, ma appunto fa sempre resistenza, perché nel momento in cui si va sul fondamento ontologico, sul che cosa, cioè dice, beh, ma voi fate filosofia, come dire, sono affari vostri, cioè vi interessa a voi, a noi ci interessa. Ecco, io trovo che questo riferimento che ho cercato di introdurvi anche con Simon Donek sull'ontologia modale, cioè credo che dia un altro paradigma, un altro modello del come. Cioè noi possiamo portare la filosofia, il discorso filosofico, a un ripensamento di un campo condiviso sul come. Cioè dove, come dire, in un certo senso il che cosa viene introiettato nel come. Cioè dunque non ho più bisogno di fare un discorso filosofico sul fondamento, ma, come dire, posso portare un contributo della filosofia all'interno, transdisciplinare, appunto, all'interno del discorso antropologico, tale per cui il discorso, e qui cerco di toccare l'ultimo punto che tu hai indicato, il dialogo, no? Cioè, il discorso, cioè, io credo che appunto questo riferimento sia non so come dire, cioè diciamo che un'ontologia modale, un pensiero modulare è una è il contributo, forse questo, in questo senso, quello che la filosofia può un pochino portare come contributo, non più come un discorso proprio, ma come un contributo di un discorso comune, è quello di annodare, cioè di creare annodamenti, cioè di creare, diciamo dire, no? Cioè questo tipo di movimento tale per cui appunto, cioè, bene, ragioniamo sul come, ma che allora qui, no? Ma che cosa vuol dire come? Cioè, no? Cioè, che declinazione ha il come, no? Cioè, allora, come dire, credo che la filosofia diventi un contributo di un discorso tra i discorsi, perché questo è sempre stato un po' il problema, no? Cioè, che le scienze umane hanno avuto, come dire, un loro discorso e la filosofia ha preteso di avere il discorso. Cioè, quindi si tratta di fare in modo in cui la filosofia, cioè, diventa uno dei discorsi, ma dobbiamo capire qual è il suo discorso, cioè, no, tra i discorsi. Io credo che il suo discorso sia quello di annodare i discorsi. Chiarissimo, grazie
Grazie Riccardo. Ma abbiamo ancora un paio di minuti, io volevo chiedere se magari Carlo appunto aveva qualcosa da rispondere a Riccardo, in particolare mi aveva così colpito di Riccardo questo aspetto che riguardava la questione della dialettica, no? Cioè del tipo che insomma in qualche misura non siamo più in un processo dialettico nella misura in cui si potrebbe dire non c'è più l'origine o non c'è più la tesi, perché siamo già sempre nel cominciamento, cioè siamo già sempre nel medio, dove il medio è l'individuo o se volete il processo individuale, e in un certo senso non c'è altro che medio, no? Tutto è medio, mancano i termini in questo senso, quindi non so se Carlo vuol dire qualcosa su questo e sull'altro aspetto che molto mi interessava, il rischio fascismo. Ah, oh, mamma mia. E il dialogo anche. Vabbè, vedi tu, Carlo, fermo sul dialogo che volevo... due minuti, esatto, ma scegli tu. Va chiarito che pur avendo letto e apprezzato Simondon, io sono arrivato alla nozione di transindividuale passando per Barbat. Quindi abbiamo a che fare con due letture diverse, anche a livello di origine, insorgenza e storia della filosofia, del posizionamento, perché pur non essendo un esperto mi sembra di poter dire che Simondon appartenga a tutta quella corrente della filosofia francese che è espressamente antidialettica, cioè Simondon dialogava dai margini con Deleuze, va bene? Questa è l'istanza, mentre invece Balibar sappiamo chi è, insomma, deriva direttamente da un certo marxismo francese, no? Quindi che pur anti-hegeliano è comunque dialettico, no? Ah, quindi questa è una differenza, è fondamentale, ma per metterla concretamente, la questione della mia tesi, antitesi, sintesi fa riferimento al piano delle rappresentazioni collettive, cioè voglio dire, noi tendenzialmente occidentali moderni è diffuso un tipo di pensiero che ritiene che la persona sia universale. Non parto dal presupposto che sia che l'individuo sia universale, su questo sono d'accordo, ha ragione Simondon e tutti gli altri, le rappresentazioni credono che sia universale, quindi bisogna porgli un'antitesi, mostrare che effettivamente non è così. Dopodiché possiamo passare sul piano, come ha fatto Salins, sul piano dell'eventuale sintesi, una sintesi che poi in realtà è irraggiungibile. Questo sì, sono d'accordo, insomma, l'ideale della sintesi definitiva è problematico, soprattutto dal punto di vista antropologico, perché poi il nostro materiale è infinito e indefinito, dato che parliamo dell'umano, per individuale e transindividuale. Sulla questione del dialogo e del contributo, io penso che, insomma, quello che abbiamo fatto noi oggi sia anche un buon esempio, magari piccolo. Certo, potremmo andare avanti per delle ore, no? Ma proprio perché effettivamente potremmo andare avanti con delle ore, con Riccardo che cerca di convincermi a superare la dialettica e io che magari faccio riferimento a Salins, a quello che dice Salins, questo dimostra che effettivamente c'è la possibilità di un dialogo che sia transdisciplinare. Perché? Di fatto, appunto, riprendendo le nostre categorie, siamo già da sempre collegati, no? Cioè noi tendiamo a individuare anche le discipline, no? Per cui pensiamo alle discipline come degli individui separati che poi, no, vedi, devono mettersi in relazione con l'altro. Ma noi sappiamo benissimo che in realtà, al di là, insomma, delle categorie ANVUR e anche delle storie, no, le discipline sono già sempre unite, c'è un sostrato pre-individuale nella nostra riflessione, no? che già sempre ci accomuna. Poi ogni tanto lo esplicitiamo, come quando diciamo che il nostro antenato, che abbiamo un antenato comune, che ne so, in Herder, no? Cioè Herder, dove lo metti? Oppure in altri pensatori, appunto, a cavallo da più discipline. Però c'è un... Possiamo discutere se e dialogare perché siamo già sempre uniti, no? Mi sembra un buon esempio di transdisciplinarità collegata alla nostra nozione di transindividuale. Ecco, sì.
Bene, questo riferimento alla transdisciplinarità mi piace molto, mi piace concludere su questo, e su questa anche nota, se volete, ottimistica. In un certo senso le discipline sono già da sempre in dialogo, è vero. Non so se Riccardo vuole aggiungere qualcosa, se no possiamo concludere qui, anche perché siamo, sì, nei tempi, ma Riccardo, cosa dici? No, benissimo, cioè, potrei soltanto ribadire quello che ci siamo detti, cioè, quindi non c'è alcuna distinzione da portare, anzi c'è soltanto questa forte convergenza che chiede, cioè un pochino è questo, cioè, secondo me, cioè, è questo molto interessante, secondo me, cioè, nel senso che proprio siamo sempre, come dire, appunto, no? In questo campo comune, ma anche il riferimento che facevo all'aspetto metastabile, all'energetico, cioè poi il campo si costituisce ogni volta, cioè il nostro discorso costituisce ogni volta un campo, ne dà una piega o ne può dare un'altra. E quindi anche intorno alla piega che può prendere, se vogliamo dire appunto in linguaggio deleuziano, il discorso ne va della politica. Ne va della politica. Cioè quindi cioè, su questo bisognerebbe ragionare perché su questo io ci tengo molto, cioè, voglio dire, nel senso che la deriva qualunquista di questo riferimento che ho introdotto è un'avvertenza da tenere. Cioè, e dunque è molto importante perché è anche per questo che ci sono delle condensazioni momentanee che sono fondamentali, perché altrimenti è soltanto, come dire, non fluire insomma, cioè, scivolare sul qualunquismo è un attimo e quindi senza volere lavorare, come diceva Benjamin, no, per il fascismo. Bene, è importante allora continuare a dialogare per, come dire, dare una buona piega, diciamo così, al campo interdisciplinare, o scusate, transdisciplinare. E vabbè, qui abbiamo provato ad avviare un dialogo, speriamo possa anche proseguire. Io allora concluderei, niente, vi rimando al prossimo appuntamento, sempre trovate le indicazioni sulla pagina Facebook del centro di ricerca Tiresia Filosofia e Psicanalisi. Ringrazio moltissimo Carlo Capello e naturalmente anche Riccardo Panattoni. E vi auguro buona serata. Grazie Grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti. a te. Ciao. Grazie, grazie.